Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e oggi parleremo di PVC, se è meglio a 5 camere o a 7 camere. Ma prima di rispondere a questa domanda dobbiamo sapere che cosa sono le camere. Le camere non sono altro che queste camere d'aria divise da questi listelli in PVC che servono per dare più compattezza, più rigidità al tubolare e servono anche per creare una sede dove andare a infilare l'acciaio che, ti ricordo, serve per rinforzare il profilo in PVC. Quindi le camere d'aria non servono per isolare, l'isolamento è una conseguenza. È una conseguenza perché? Perché l'aria all'interno di un tubolare è un ottimo isolante quando è ferma, ma quando l'aria si inizia a muovere, quando si innescono questi moti convettivi, perde gran parte del suo isolamento naturale. A questo punto ti starai chiedendo, ti starai dicendo, allora un 7 camere è meglio di un 5 camere perché ne ha di più? Questo non è detto. Non è detto perché sarebbe un po' come dire se una fotocamera a 10 megapixel è meglio di una fotocamera da 8. Dipende dall'obiettivo e da altre cose. O più facile come esempio, sarebbe come dire se un motore a 8 cilindri è meglio di un motore a 6. Se quello da 8 è un trattore e quello da 6 è una Formula 1, hai sbagliato la risposta. Lo stesso vale del PVC. Ma per il PVC come faccio a capire se quello da 5 è meglio di quello da 7 o viceversa? Lo capisco dalla scheda tecnica, dalle prestazioni. Se un PVC a 5 camere ha delle prestazioni termiche e acustiche migliori di quello da 7, è meglio quello da 5. Viceversa, è meglio quello da 7. Il numero delle camere possono essere anche 6, possono essere anche diverso. Ti voglio mettere in guardia da una cosa che sta succedendo ultimamente sempre più frequente. Molte aziende stanno facendo profili piccolini con un numero di camere molto elevato perché un cliente sprovveduto che non conosce questi aspetti legge 7 camere, 8 camere, 10 camere, gli sembra una cosa meravigliosa, in realtà poi magari se vai a vedere la scheda tecnica, la prestazione termica e acustica non sono nulla di che. Quindi non cadere in questo tranello, leggi le schede tecniche, continua a seguire le guide su www.blogbisacchi.it. Ciao e al prossimo video!